Ed eccoci, stiamo andando verso Monte Campazzano. Oggi per la prima volta porto in montagna mio nipote Samuele. Ciao. Ecco qua, saluta Samuele. Ciao. Adesso piano piano andiamo, aspetta, fammi passare avanti a me Samuele. Piano piano andiamo e saliamo su Monte Campazzano. Così per la prima volta porto Samuele su Campazzano, che non c'era mai stato. Una costa tranquilla, breve, e passiamo un sabato pomeriggio tranquillo. Adesso saliamo su, facciamo un saluto e ci sentiamo dopo. Gruppo Noi Oltre la Vetta. Ciao ciao! Ed eccoci in salita verso Monte Campazzano. Il tempo è ottimo. Ecco Samuele che sale. Questo sono io, perché se no diceva chi sta a parlare. E siamo in salita. Piove, sti cavoli. Pioggia non ci fa paura. È vero Samuele? Ando poi se mo smette. Sì, ma se vuoi mettiti il cappuccio, eh. Siamo in salita. Eccoci qui. Sentite il rumore della pioggerellina. All'altro tra un po' smette, dai. Ed eccoci arrivati alla prima sosta, la panchina. Ecco Samuele che sta seduto. Questo tra un po' la salita finisce, quella più grossa diciamo. Qui ci sono la freccia con i segni del CAI e niente, tra un po' qui bisogna fare attenzione perché sembra che il sentiero prosegue, invece no, bisogna andare da quest'altra parte. Ed eccoci al primo bivio. Tra un po' la salita finisce. Ecco Samuele che sta proprio in forma, è proprio uno scalatore. E adesso proseguiamo piano piano per la salita. Ogni tanto cade un po' di pioggia, ma nulla di che, una pioggerellina che non dà nemmeno troppo fastidio. Un saluto, gruppo di montagna Noi Oltre la Vetta. Ciao ciao. Ed eccoci arrivati qui alla prima piana. Ecco il nostro ricordo Samuele e Cristiano, che siamo venuti su Monte Campazzano. Ecco la croce dedicata a San Luigi Guanella. Eccola qui. Qui c'è la spiazza. Adesso noi proseguiremo per di qua. Infatti quella è l'indicazione che dice per Monte Campazzano, e noi veniamo da di qua. Ecco Samuele che sta qui vicino alla croce dedicata al santo, e a breve proseguiremo. Ecco il lumino di pietra che indica la via, eccolo qui. E adesso piano piano proseguiremo. Un saluto, a dopo, gruppo Noi Oltre la Vetta. Ciao ciao. Ed eccoci arrivati alla croce, detta via della croce a memoria di Enzo, un abitante di Segni che ha fatto tanto per Monte Campazzano, e il suo ricordo è stata retta questa stele e questa croce. E adesso proseguiamo verso di qua, e in fondo si vede la prima stazione della Via Crucis. Andiamo piano piano, tanto ormai la salita è finita, e tra un po' arriveremo anche alla capanna Lepina, che è molto caratteristica. Era un rifugio lepino di tempi antichi. Eccoci qui che ci avviciniamo alla prima stazione della Via Crucis, e adesso andremo alla capanna Lepina. Un saluto, ciao ciao. Sì, ed eccoci arrivati alla capanna Lepina. Non venite perché muovete un frattamattimo. Adesso vi porterò
a vederla da qui, eccola qui. Puoi pure venire, Samuele, eh? Vieni, vieni. Passato sono passato io, qua, tanto. Eccola qui. Questo è il basamento della campagna alpina. Cammina, tanto è tutta roba leggera, non ti preoccupare. Eccola qui. Il basamento. E questa sta sulla via che va per Campazzano. Adesso ci entro un attimo dentro, eccola qui. Vedete il basamento in pietra, eccolo. E questa è la capanna alpina. Adesso proseguiremo per il percorso, a dopo. Ed eccoci arrivati alla stazione 10 della Via Crucis e all'altra croce del percorso, eccola qua. Questa è l'altra croce. Ecco Samuele che rimira la stazione. Ti piace, Samuele? Sì. Percorso? È caruccio? Guarda, può pure guardare, si mangia la telecamera. Ecco, noi prendiamo da lì, da qui giù. Adesso proseguiamo per qui, ma ormai manca veramente poco a Monte Campazzano, quindi siamo addirittura d'arrivo. Detto ciò, il cielo è questo qui, un po' pubbleo, come si usa dire, però noi ce ne freghiamo e piano piano arriviamo a Monte Campazzano. Un saluto da me, Samuele, ci vediamo tra un pochino. Ciao. Ed eccoci arrivati con Samuele alla chiesetta di Monte Campazzano. Eccola qui. Con la sua, oltre alla chiesetta, la sua croce grandissima. Vieni, Samuele, che ti faccio dei segni, va. Guarda, segni. Ecco segni. Questi disegni, eccolo qui. Questo sembra un grande segno, visto. Eccolo qui. E questa è la croce con la chiesetta di Monte Campazzano. Per Samuele è la prima volta che viene qua, quindi sono contento di averlo portato. Alla fine la giornata ci sta assistendo e quindi va tutto alla grande. Un saluto, ciao. Ed eccoci, diciamo, all'aria picnic sul Monte Campazzano. Questa è la maciera a modo di braciere con cui uno può cucinare. Qui i vari tavolini cui uno può sostare. Ecco, sì, ecco la capanna. Samuele esplora. Li chiudi però, a posto, scavalca e andiamo sopra la chiesetta, va? Qui altri tavolini e non sono distanti dalla chiesetta, perché eccoci qui, la chiesetta in un attimo, come vedete sta qui, eccola qui. Un saluto, a dopo. Ed eccoci che con la visuale di segni siamo in partenza da Monte Campazzano, ecco la chiesetta con la croce, e stiamo tornando, ecco Samuele che si avvia, stiamo tornando verso la discesa. Dai, Samuele. Eccola qui, anche perché adesso comincia di nuovo leggermente a piovigginare, quindi comunque la visita l'abbiamo fatta e adesso salutiamo la chiesa e la croce e ce ne andiamo verso la discesa. Giusto, Samuele? Sì. Ok. Yamma. Un saluto e ci sentiamo dopo. Ciao. Un po' di montagna, noi oltre la vetta. Ciao. In discesa da Monte Campazzano. Siamo di nuovo sulla via della croce, eccola qui, e adesso discendiamo
comincia un po' a piovere leggermente, ma tanto sia io che Samuele siamo equipaggiati per l'acqua, vero Samuele? Sì. E quindi finché piove non ci sono problemi. Sì, siamo stati proprio bene. Samuele era la prima volta che veniva, è rimasto contentissimo. Sì. E ci ritorneremo a fare un bel picnic e una bella merenda, vero Samuele? Detto ciò, piano piano ci riavviciniamo verso la macchina. Ecco, adesso piove un po' bene, ma sti cavoli, tanto siamo in discesa. Ciao ciao. Ed eccoci sempre in discesa da Monte Campazzano, siamo ritornati sulla parte della croce che è dedicata a Luigi Guanella, eccola qui, vedete, qui c'è Sasso dove c'è scritto Romino, dove c'è scritto Samuele e Cristiano, siamo venuti oggi. Vabbè, poi ce la rifamo quando ritorniamo. E adesso ritorniamo al sentiero, che come vedete è questo qui. Piove, non forte, però piove. E ci avviamo verso la macchina. Un saluto a breve, gruppo di montagna, noi oltre la vetta. Ciao ciao. Sempre in discesa da Monte Campazzano con la pioggia, sempre io e Samuele, che eccolo qua alle prese con la discesa, si è comportato in maniera perfetta. Ero Samuele, ti piace? Sì, sì, bello, bello. Mi dispiace pure che siamo quasi arrivati qui. Vabbè, tanto ha voglia a fare escursioni Samuele. Tu lo sai, basta che organizziamo, tanto che ci vuole. E niente, poi sotto la pioggia è ancora più selvaggia la cosa. E siamo quasi arrivati alla macchina, manca veramente poco, tant'è che si sentono i rumori delle altre auto che percorrono la strada, e quindi a breve arriveremo all'auto. Un saluto. Ed eccoci arrivati alla fine della nostra escursione. Siamo arrivati, ecco, all'inizio del sentiero. Adesso ritorneremo alla macchina e ritorneremo a casa. Siamo stati benissimo, sia io che Samuele. Ci siamo divertiti, ci siamo ripromessi di rifare altre escursioni insieme, è vero Samuele? E a presto ci faremo qualche altra escursione. Per il momento questa di oggi è finita. Eccoci qui alla strada che da Segni va a Montellagno. Ecco giù la mia macchina. Ci vediamo. Un saluto e saluta Samuele. Ciao. Un saluto da Samuele, gruppo noi di montagna, noi oltre la vetta. Ciao ciao. Ciao.